E siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio di Serie C, della partita Cesena-Pescara, ma per tutte le ultime novità, accanto a me c'è il collega Massimo Profeta. Massimo, dunque, cosa ci puoi dire per presentare questo ulteriore importante appuntamento per i biancazzurri? Sì, intanto c'è da dire che ci sarà la diretta in chiaro su Rete 8 e Certo. questa mi sembra una cosa molto, molto importante, notizia di cui avevamo parlato già nella giornata di ieri. Dunque Cesena-Pescara sabato prossimo comincerà alle 16:15 questa partita, ampio pre-gara a cominciare dalle 15:15 in diretta e in chiaro su Rete 8. Beh, il Cesena non ha bisogno di presentazioni, è la squadra che ha stritolato questo campionato, potremmo dire così, 83 punti. 11 punti di vantaggio sulla Torres, addirittura potrebbe centrare Gigliola l'aritmetica promozione in Serie B con 4 turni d'anticipo in caso di successo sul Pescara, sempre che la Torres nell'anticipo di giovedì prossimo alle 20:45 non faccia bottino pieno a Gubbio. Il Pescara ha ritrovato il sorriso dopo la vittoria sul Pontedera, proprio sabato scorso è stata la prima di Emmanuel Cascione sulla panchina del Pescara, ha deciso il solito Davide Merola. Ci sono delle notizie importanti, la seduta pomeridiana ha ripreso la preparazione, il Pescara in vista appunto della trasferta di Cesena, sono tornati in gruppo sia Vergani che Pellacani, soprattutto Vergani che era assente. È stato costretto a saltare le ultime 11 gare causa infortunio. Si era infortunato il 21 gennaio scorso ad Arezzo, nei primi minuti della partita, tra l'altro procurando anche il calcio di rigore. E sicuramente Vergani può dare un aiuto a questa squadra che è priva di una prima punta di ruolo, anche se insomma Sasanelli, ma è troppo giovane, classe 2004, arrivato nel mercato di gennaio dalla Fidelis Andria. Sicuramente Vergani può dare un aiuto concreto alla squadra guidata da Cascione. Dunque Vergani dovrebbe, usiamo sempre il condizionale, quanto mai di rigore, tornare a disposizione, però oggi è rientrato in gruppo anche Pellacani, alto difensore importante, reparto arretrato, e poi torna a disposizione Cangiano che ha scontato contro il Pontedera il turno di stop causa squalifica. Queste sono le notizie di oggi, naturalmente c'è attesa per questa partita in programma. Sabato, lo ripetiamo ancora una volta, alle 16:15, Stadio Manuzzi di Cesena, diretta in chiaro su Rete 8 con ampio pre-gara a partire dalle 15:15. E a proposito di calcio, anche la Serie D, giovedì 28 marzo alle 14:30 si gioca il turno infrasettimanale. Il Chieti sarà a casa della San Benedettese, anche qui diretta TV in esclusiva e in chiaro su Rete 8. E Ma ricordiamo anche Avezzano L'Aquila, che è il derbissimo in Abruzzo, appunto giovedì, perché si gioca il turno prepasquale, ore 14:30, Avezzano L'Aquila, una partita importante per entrambe. L'Aquila tra l'altro ha rosicchiato qualche punto alle prime due della classe nel girone F, che sono il Campobasso e la San Benedettese. Addirittura a San Benedetto c'è stato un altro ribaltone, è stato esonerato Alessandrini dopo lo 0-0 di ieri sul campo del Matese, che è una squadra di bassissima classifica, ultima in graduatoria, ed è tornato Maurizio Lauro. Lauro, che è stato un ex difensore del Chieti, e quindi ci sarà insomma San Benedettese Chieti giovedì prossimo. Ricordiamo che Lauro ha vinto il campionato di Serie C2 nel 2001 con Morganti in panchina, il presidente era Buccilli, in quella squadra militava Fabio Grosso. E per concludere, il Notaresco giocherà in casa contro il Real Monterotondo, sempre giovedì alle 14:30.